Siamo qui a Hill con Marco Cociglio, uno degli esperti italiani di audiologia, formatore scientifico per l'azienda Starkey. Dottor Cociglio, che cosa ha trovato di interessante in particolare in questa edizione che in qualche modo porterà a casa nella formazione che dovrà organizzare? Ma allora, io sono un assiduo frequentatore del congresso da quando si chiamava NHS. E devo dire che quest'anno l'ho trovato un po' sottotono, questo senza togliere nulla al fatto che è pieno e ricco di spunti. Sottotono perché hanno presentato molti argomenti simili nelle varie sessioni, e questo ha aiutato a non avere il dono dell'ubiquità, perché tante volte occorreva essere sdoppiati per poter vedere due interventi nello stesso istante. Devo dire che la parte sull'affaticamento uditivo, l'affaticamento acustico è un tema molto attuale e l'hanno sviluppato in tutte le declinazioni. L'intervento secondo me più innovativo su quello è l'uso della elettroencefalografia per creare una sorta di automatismo in funzione della situazione dello stato d'animo, letto questa volta da dati cerebrali e non da situazioni oggettive che il cliente può offrire. Devo dire che comunque al solito è un bel evento internazionale. Ecco, lei è uno fra i pochi italiani presenti effettivamente. Sì, forse unico. Che cosa porterà ai suoi allievi, siccome lei si occupa di formazione di professionisti? Ma in questo momento credo che non ci sia grosse cose applicabili subito. Bisognerà sicuramente digerire il tutto e prepararsi comunque a un mercato che cambia. Questo lo sappiamo, è un mercato che è in forte evoluzione. Siamo di fronte con una cosa che secondo me è mancata e riferimenti a quello che forse è il tema più attuale, tutto quello che è l'earables, il wearables, i concetti che l'orecchio è considerato il polso del futuro, quindi insomma ci sono stati riferimenti a nuove tipologie di apparecchi acustici che possono in pratica fare un fitting da soli attraverso una sorta di automatismo creato con il cliente, quindi il cliente si adopera a farsi l'autofitting. Sono studi embrionali, sono nuove idee, sicuramente si arriverà anche a questo, non bisogna avere timore, bisogna solo prepararsi. Quello che emerge in tutti questi studi è che la figura del professionista continuerà a rimanere centrale, magari diversa, ma comunque continuerà a rimanere centrale. Ecco, a suo parere, da una parte mi viene da chiedere, i professionisti sono preparati non a questi concetti ma all'idea di dover evolvere anche nella loro professione? E dall'altra vorrei ancora chiederle una cosa, parlava di autofitting, di automisurazione del test dell'udito, si è addirittura parlato di superamento della protesi con la sostituzione con lo smartphone ad esempio. L'audioprotesista è quindi un mestiere candidato all'estinzione? No, io non credo che l'audioprotesista sia candidato all'estinzione. L'audioprotesista è candidato sicuramente a cambiare quello che sono le sue mansioni quotidiane, quindi non funzionerà mai nulla senza il giusto counseling e senza il giusto supporto del professionista. Poi, se il device potrà essere acquistato in modi alternativi, e oggi si può già pensare in altri mercati che hanno l'internet piuttosto che altre situazioni, beh, questo chiaramente penso che sia prematuro per vedere come i diversi produttori interpreteranno queste cose. Secondo me il mercato nostro, ma come il mercato europeo, non credo che ci sia differenze anche a livello mondiale, non è così pronto, quindi troveremo diverse resistenze su questo, però è normale, ci sta, non penso che sia. Molte grazie dottor Cociglio, grazie, buon lavoro. A me.